C'è l'altro pezzo. Che dovrà essere restaurato. Si sta E poi c'è da pulendo con aggiungere l'essenza di per petrolio, ci ritornare toglie tutto tre il volte nero. sopra, che c'è una pulitura diciamo omogenea e non eccessiva, che non andare tutta a Su, volo, sennò farebbe comodo no. A sicuramente. lavorare. Adesso l'abbiamo stuccato. L'abbiamo stuccati. Adesso abbiamo creato i piedi che mancavano. Abbiamo chiuso tutte le fessure con lo stucco. Ecco, se bisogna stare attenti a un'altra cosa, che purtroppo i pennelli tendono a perdere i peli, quindi bisogna cercare di levarli prima che sia di gesso, se si vedono, perché poi tanto rimarcheranno sempre. Ecco, i chiodini prima di essere piantati devono essere inseriti dentro la cera, cioè punzecchiare la cera con questi chiodini. Sì, perché aiutano la proliferazione, praticamente senza spaccare il legno. Ecco. Poi ho detto magari ci ritorni sopra, perché devi sentire un pochino, cioè ci devi prendere confidenza con la materia secca. Se è bagnata non c'è problema, quando diciamo così, andiamoci Sì, con. andare pian piano. Salta in qualche punto, vedi? Una base per la Mecca. Che poi il colore diciamo esatto si troverà. Comunque il colore è giallo e arancio, si fa unendo questi due. Eventualmente se diciamo si vuole un pochino scuro ci si mette del noce, però una puntina appena appena, perché sennò si rischia di scurirlo troppo. Le nostre anelline sciolte nell'arco, poi mettiamo Mettiamo un pochino, e poi ci mettiamo la. le anelline. Sì, Le fai te, diciamo. Allora, con il pennello molto morbido, parto. Diciamo, prendo lo stesso colore. Se sono più passate, purtroppo. Però insomma, Sì, dai, in questa diventa maniera. sempre, sempre di più. Sì. È un po' giallo, un po' Vabbè, ma dopo sai che. Però violento. sai che ci devi dare sopra tutte le terre, devi Sì, poi invecchiarlo, si un'altra cosa, sopra abbassa. ci devi dare Ah, anche, dopo ci sono gli altri procedimenti. esempio, un giallo palma, sulle anilline esistono questi colori. Giallo palma e un rosso carminio. Si fa questo accostamento e si dovrebbe raggiungere abbastanza colore. Ora, se non ci basta, si aggiunge una puntina di penetro noce. Dentro, insieme alla cera, un po' di terra d'ombra. Terra d'ombra. E un pochino di terra di siena bruciata. La cera, la cenere perché è sopra, perché l'altra volta La cera? che la cenere. A mischiare un pochino. Non si riscalda? Questo no. Triale. Che io non so perché non si chiama polvere di micio. Micio? Micio, come Micio, come il gatto. gatto. Una cosa strana. Che poi si metteva, io mi ricordo, quando ero ragazzo, no? Per traumare, quando si usava la gomma, tipo, non so, pallone, queste cose, Canottino. materassine, catenine, si metteva questo qua, questo.
si può portare, se no casomai ci si mette la terra verde se si vuole abbassare ancora un po', sai che sia rossastra anche questo. No, non lo so. Ora bisogna vedere appunto quello che si vuole. Bello! Vai casomai. Bello, molto invecchiante questa cosa. Con le scienze di pentamenti. E poi piano piano col bisturi cerco di alleggerirle. Quelle un po' eccessive. Sì. Ah, ecco un'altra cosa. Quando si prende l'oro, hai visto quella cosina rossa lì? Sì. Il filino. Ecco, si prende sempre dei filini. Vedi? Sì. Però non si può fare a secco, fare con l'essenza di trementina. Ecco, allora io lì ho distribuito la cera sopra queste aggiunte di argento, no? Poi che faccio? Con il batuffolino che ho bagnato di cera ancora, annullo le parti, diciamo, che non mi interessano. Devo semplicemente, siccome l'argento è stato dato in maniera più estesa, diciamo, di quella era la necessità. Allora io, per togliere queste cosine, quindi vado così. Quindi non delle, vedi? Sì. Manca l'argento, quindi era già stata toccata una volta, ripassata sopra, vedi qui? Riesci a prendere? Che bello che viene però quello dove è ancora buono, eh? Perché è dato molto bene. È un argento molto spesso. Perché ho accumuli di eccessivi di questi. La base è giallo palma, poi ci aggiungi l'arancio e lo scurisci con il noce scuro. E lo scurisci con noce normale o scuro? Noce scuro, noce normale. Tanto diciamo. E così lo sciogli. Se ti riesci a macinarle prima. Sai che non si vede neanche per l'appunto dove l'hai aggiunto. No. Non perché sono brava io. Allora, dov'è che l'hai aggiunto? Qua, vedi qua, lo vedi in controluce, aspetta. Vedi che qui abbiamo trovato l'oro perfettamente uguale. Infatti. A questo punto si riesca a vederlo un pochino. E qui vado leggermente. Si annulla da sé, appena appoggio questo qui, ho capito. Mi sparisce anche qui un po', guarda. Sì, mi sparisce completamente. Infatti va via molto più facilmente, lì non se ne andava. Lì non poteva andare via perché purtroppo ci avevi dei.